Pace bene a voi qui presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Iniziamo le letture della messa del Crisma con il canto Vieni Santo Spirito. Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, luce dei cuori. Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, luce dei cuori. Luce dei cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, un cordiale saluto a tutti voi. Buon giovedì santo a tutti voi. Siamo ufficialmente entrati allora all'interno del Triduo Pasquale. Queste sono le prime letture, ecco, di questo giorno importantissimo, la messa del Crisma, ossia oggi in ogni cattedrale del mondo vengono rifatti gli oli, che come sappiamo sono l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e l'olio del Crisma. E allora entriamo veramente nel vivo di questo triduo. E allora iniziamo queste prime letture ringraziando davvero di cuore il Signore. Lo ringraziamo perché anche quest'anno ci ha donato questo momento importantissimo della nostra fede. E allora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie, Kyrie, eleison. Insieme. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Criste, Criste. Eleison, Criste, Criste, eleison. Signore, via che ci riconduce al Padre, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria in
celsis Deo, gloria in celsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio, sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Insieme. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati, con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore, gloria e lode a te, Cristo Signore.
del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Dal Vangelo di Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, entriamo allora vivamente nel Triduo Pasquale, questo momento fondamentale della nostra vita cristiana. E come ho appena spiegato, oggi nelle cattedrali di ogni diocesi si fanno gli oli nuovi. Che cosa significa? Significa che il vescovo, con delle preghiere particolari che ci sono in un determinato libro, benedice e fa gli oli nuovi. Poi ogni sacerdote di ogni parrocchia, con delle boccette, viene, o meglio, va in cattedrale e prende quel pochino di olio che poi servirà per tutto l'anno liturgico. Quanti sono gli oli che ci sono nella Chiesa? Perché oggi parliamo di quello sostanzialmente. Gli oli nella Chiesa sono tre, principalmente: l'olio degli infermi, l'olio del crisma e l'olio dei catecumeni. Vediamo di capire bene che cosa sono questi tre oli. L'olio degli infermi. Ecco, con questi oli, con questo olio, scusate, è singolare, con questo olio viene fatta la cosiddetta unzione degli infermi. Attenzione però, che questo è importante, attenzione però a non confondere l'unzione degli infermi con l'estrema unzione, perché sono due cose diverse. L'unzione degli infermi si fa quando una persona appunto è inferma e si chiede al Signore, secondo la sua volontà, di poterla farla guarire al più presto. Quindi cosa fa il sacerdote? Prende l'olio degli infermi e fa un segno di croce sul malato e dice: «Signore, secondo la tua volontà, fai che lui possa guarire presto». L'estrema unzione invece è una cosa completamente diversa. L'estrema unzione invece viene fatta quando si capisce che ormai il malato sta per raggiungere la casa del Padre, che sono però due cose diverse. Quindi l'unzione degli infermi si fa quando c'è un malato che desideriamo che appunto guarisca e un sacerdote gli fa questa particolare unzione, mentre l'estrema unzione è quando il malato sta per raggiungere la casa del Padre e quindi gli si fa questo estremo gesto di preghiera, ecco, rivolta a Dio. L'olio degli infermi non è un olio profumato, non è profumato, e il colore
della boccetta dove si trova all'interno il viola, proprio perché il viola, lo sappiamo, è il colore di penitenza, ma anche degli infermi. L'olio dei catecumeni, forse quello che per i bambini lo ricordano di più. L'olio dei catecumeni viene utilizzato durante il battesimo per togliere dal bambino il peccato originale di Adamo ed Eva, e proprio con quell'unzione si dà proprio inizio alla sua, diciamo, vita cristiana, perché come sappiamo il battesimo è caratterizzato da due unzioni diverse e l'acqua. L'olio dei catecumeni, che è la prima, gli si fa un segno di croce non sulla fronte, ma sul cuore. Perché? Perché questo bambino che diventa cristiano dovrà poi nella sua vita ricordare e tenere sempre nel cuore proprio il Salvatore che lo ha liberato dal peccato originale, Cristo Gesù. E poi il crisma, che però ne parliamo dopo, che è la seconda unzione che si fa sulla fronte. L'olio dei catecumeni, appunto, come abbiamo detto, fa un segno di croce sul cuore e con quel gesto si libera dal peccato originale. Qualcuno potrebbe dirmi: questa unzione, questa prima unzione nel battesimo, per caso ha origini storiche? Certo che c'è origini storiche, ma questa ancora più particolare. Questa unzione che di solito si fa sul petto come prima unzione battesimale, perché si fa nel battesimo, questa unzione praticamente deriva da un vecchissimo sport, che ora non credo ci sia più, che era la lotta libera corpo a corpo, cioè i due avversari si ungevano completamente di olio per scivolare via dalle mani del proprio avversario. Ovviamente, e qui dobbiamo dirlo, ovviamente non si ungerà completamente il bambino che sta per essere battezzato, è ovvio che non si unge completamente, ma gli si fa soltanto quel gesto sul cuore perché anche questo bambino, o bambina logicamente, possa scivolare via dalle mani di Satana e poter sempre stare vicino al Signore Gesù. Questo è importante, fratelli e sorelle, eh? È fondamentale, perché se noi vogliamo davvero vivere una vera vita cristiana, dobbiamo, come nel caso di questo sport, scivolare via dalle mani del nostro più acerrimo nemico, il nostro più grande avversario, e chi è? Il diavolo. Quindi questa unzione è un po' come se ci facesse scivolare via dalle mani del demonio. E il colore che di solito viene messo nell'ampolla dell'olio dei catecumeni è il verde chiaro. Infine, l'olio più importante, infatti si mette sempre al centro ed è l'unico dei tre oli che è profumato, infatti all'interno ci si mette il profumo. Che cos'è? Il sacro crisma, che è l'olio più importante di tutti. Il sacro crisma viene utilizzato moltissime volte, perché è un olio fondamentale. E l'olio del crisma viene utilizzato nel battesimo, gli viene fatto un segno sulla fronte e quando gli si fa quella unzione gli si dà proprio inizio nella vita di quel bambino, gli si dà diciamo l'ufficiale benvenuto nel regno dei cristiani, perché il sacro crisma nel bambino gli dà ufficialmente inizio alla vita cristiana. Se l'olio dei catecumeni gli leva il peccato originale e fa sì che questo bambino possa, abbiamo detto, scivolare via dalle mani del nemico, e l'acqua che gli viene messa sulla fronte gli lava i peccati
che si trovano nell'anima, specialmente quello originale, il Sacro Crisma lo rende definitivamente cristiano nel battesimo. Quest'olio viene anche utilizzato nella cresima, ovviamente, e questo si capisce, cresima, crisma. E che cosa fa quest'olio durante la confermazione? Perché non la chiamiamo cresima, ma il suo nome vero sarebbe confermazione. Quell'olio, crisma, conferma, lo dice la parola stessa, confermazione, conferma il dono che noi abbiamo ricevuto nel battesimo. Che dono abbiamo ricevuto? Il dono di appartenere a Cristo. E quell'olio che il vescovo mette sulla testa di ogni cresimante, cosa fa? Lo rende definitivamente cristiano, cioè conferma la sua fede e conferma il dono ricevuto nel battesimo, cioè il dono di appartenere a Cristo. E proprio nella cresima, i ragazzi ricevono tutte e tre le persone della Santissima Trinità. Perché? Dio Onnipotente, diciamo, è in loro da sempre e soprattutto sta accanto a loro ancora di più nel momento in cui vengono liberati dal peccato originale, quindi dal battesimo. Gesù entra ufficialmente nel cuore di ogni bambino il giorno della prima comunione e lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, entra nel cuore dei ragazzi il giorno della cresima. Quindi il crisma è utilizzatissimo, anche perché è l'olio più importante. Non solo, l'olio del crisma viene anche utilizzato anche per le ordinazioni sacerdotali e anche episcopali. Vabbè, ma questo ora non ne parliamo, però si usa veramente in moltissime occasioni. Quindi sono tre oli importantissimi, specialmente perché all'interno di ognuno di loro si trova lo Spirito Santo. Ricordatevelo, la consacrazione, la benedizione, qualsiasi benedizione. Chi è che benedice? Dio Padre, certo, ma per intercessione di chi? Dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che permette al sacerdote di consacrare le offerte, cioè pane e vino diventano corpo e sangue. Tutto quello che il sacerdote benedice lo fa tutto per intercessione dello Spirito Santo, mandato da Dio. Quindi è importante che noi capiamo questo oggi, che è lo Spirito Santo che benedice quegli oli che oggi verranno benedetti in tutte le cattedrali. E questi oli serviranno proprio per queste tre cose che abbiamo detto. Quindi gli infermi, per chiedere al Signore di poter far guarire questa persona, oppure l'estremunzione per dire: Padre, accoglilo nel tuo regno. L'olio dei catecumeni: Padre, secondo la tua volontà, leva il peccato originale da questo bimbo e fai sì che possa entrare nel tuo regno dei credenti. E poi il crisma, che viene utilizzato in moltissime occasioni: nel battesimo, nella confermazione, quindi la cresima, per confermare il dono ricevuto nel battesimo, l'ordinazione sacerdotale, l'ordinazione episcopale e molto, molto altro. E allora chiediamo al Signore questa mattina che ci prepari, ecco, per chi andrà a partecipare alla messa del crisma, chiediamo al Signore che ci prepari, ecco, non solo a vivere questa mattina con la benedizione di questi oli, ma che ci prepari soprattutto per questa sera, per la sua ultima cena, perché il grande giorno si sta avvicinando e noi dobbiamo essere veramente pronti per accogliere il Salvatore quando ritornerà risuscitato dai morti. Chiediamo allora al Signore che ci prepari da questa mattina ad accogliere il Salvatore e facciamo sì che la nostra vita
sia sempre accanto a lui, e come ho detto prima, l'olio del catecumene deriva dalla lotta libera corpo a corpo, quindi i due avversari si ungevano completamente per scivolare via dalle mani dell'avversario. Ecco, anche noi dobbiamo immaginarci di essere completamente unti e dobbiamo in continuazione, se lo vogliamo davvero, scivolare via dal nostro più acerrimo nemico. Chi è? Il diavolo. Solo così, fratelli e sorelle, noi potremmo davvero vivere una vita santa. Se ogni volta noi scivoliamo via, ci allontaniamo subito dalle mani del demonio. Solo così la nostra vita può essere veramente in Cristo. Qualora invece non ci riuscissimo a uscire, diciamo, dalle mani dei nemici, e soprattutto dalle mani del nostro più acerrimo nemico, che è proprio il diavolo, chiediamo al Signore che ci aiuti, perché il Signore è sempre accanto a noi, sempre, e in ogni momento Lui ci può salvare, perché se veramente lo vogliamo, Lui ci aiuta a uscire dalle mani del nostro più acerrimo nemico. E allora, ringraziamo Gesù per il dono di questi nuovi oli e preghiamo il Signore affinché la nostra vita sia sempre con Lui. Viva Gesù, viva la Chiesa! Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo questa sera alle 18 le letture solenni dell'ultima cena. Domani ore 18, letture del Venerdì Santo con la lettura della Passione di Giovanni, Passione a tre, cioè io, mia mamma, mia nonna. Sabato 30, dopodomani, alle ore 23, letture della Veglia Pasquale. Infine, domenica 31 marzo, alle ore 11 e 18, letture solenni della solennissima solennità di Pasqua. Ricordo anche che per tutta l'ottava di Pasqua ci saranno le letture nel canale della cappella. Grazie a tutti, fratelli e sorelle, per la vostra partecipazione. Terminiamo ora questo momento di preghiera, lo terminiamo con il canto Tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e buona giornata a tutti voi.